E buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi, come potete vedere, siamo in un gioco che io ho portato tempo fa sul canale, ma che inevitabilmente con il tempo un po' tralasciato per lasciare spazio semplicemente a World of Warcraft, perché sicuramente è uscita l'espansione, è uscita le patch, c'è il Demon Hunter, è uscito sto cazzo. Di conseguenza ho dovuto lasciare spazio a lui, ma adesso che piano piano tutti iniziano ad entrare nell'ottica di Warcraft, sicuramente porterò anche League of Legends, che è un gioco che inevitabilmente non morirà mai, perché è troppo importante, troppo famoso, troppe persone ci giocano. E ogni tanto io ho calato un po' il mio ritmo di partite, perché prima ovviamente giocavo molto di più, adesso invece piano piano sto giocando di meno. Però comunque qualche partita ogni tanto me la faccio, e per quanto sia tolto i flamer, tolte situazioni del cazzo, sembra un gioco divertente. E oggi andremo a giocare con il mio support preferito, cioè l'Alistair, che ormai ho masterato, nel senso che non perché sono il più bravo al mondo, ma perché ho la mastery che è la più alta di tutti. E per quanto riguarda le rune che uso, però sono queste per le rune, queste per i tank, ve le faccio vedere al volo, queste per i tank, per il tank. E uso Flash Ignite perché ho notato che bene o male, con il fatto che ingaggio molto, prendo tante kill, o magari che l'ADC non riesce a prendere tramite Ignite, è veramente veramente utile. Quindi noi ci vediamo direttamente in partita, a dopo ragazzi. Ok, siamo in partita finalmente e ci stanno invadendo la giungla? No, ok. Allora io con l'Alistar starto sempre di Q, inevitabilmente, perché è una spell tanto tanto importante, specialmente nella prima porzione di partita è risolutiva, a volte veramente risolutiva. E questi intanto ci provano. Ah no, ha messo una ward. Ma alla fine è solo la bot lane loro. Ah, abbiamo uno Shaglo Shang, di conseguenza non c'è nemmeno bisogno d'aiuto. Meraviglioso. E noi intanto ci andiamo per i cazzi nostri in bot. Allora, avendoci un support caster contro, inevitabilmente l'early lo subiremo un po', fino a che perlomeno non prendo il 2. Ma è un Morgana e al cazzo di Black Shield che ferma la mia combo. Quindi dovrò essere un po' bravo a capire quando usarla, perché è fastidiosetta che ti punzecchia le porcotti. Bravo, cazzutissimo il mio Chin, cazzutissimo. Ha fatto il 2, adesso arriverà la Q della vita. Eccola. Eccola lì. E la madonna. Ok, insomma, l'abbiamo calata di vita anche noi, ma insomma, non è che sia stato proprio una figata dei trade. Deve andare un po' meglio. Tu stai dietro, cogliona. Oh, adesso ho preso il 2 anch'io, vi spacco la testa di cazzo. Se vai Jin, però schiva le ste spelle un pochino, su! Quando finisce, non finirà mai. C'è il jungle, siamo stupidi, sono in mezzo a 2000 minion, vaffanculo la vita. Mo moro. Shaco, molla, Shaco. GG. Premo good job per caricare i nostri avversari. Sì, i nostri avversari. Per caricare i nostri amici, non i nostri avversari. Scusate, raga, il fomento. Non lo perdo! Vabbè, fatto bene a prenderlo. GG Shago. Ha fatto prendere questo meraviglioso punto alla nostra squadra. Utilissimo. Il nostro Jin punta a pushare la lane in maniera molto efficace e molto veloce. Premo la curetta della vita curando ben 30. Sicuramente salverà la partita questa meravigliosa cura. Volano report poppy in chat, ma finché sono nemici va sempre bene. L'importante è che non lo dicono nel party vostro, perché vuol dire che c'è un grande livello di Rosic e Flame nell'aria, capito, che sembra una cosa molto negativa. Io mi prendo pure una pink e vaffanculo. Devo aspettare che la cogliona usi il Black Shield, perché sennò è tutto un cazzo, perché i charge in faccia le usa il Black Shield e io praticamente sono inutile, perché la mia gomma è andata in culo. Guarda come fa la camperina. Non ti avvicinare, sa? Però una cosetta del genere si può tranquillamente fare. Cosa cazzo gli ha tirato? Dio, gli ha spaccato la faccia. Codinci. Non me l'aspettavo che gli dia così tanta vita. A vedere che era l'ultimo attacco che critta, ma Cristo Dio. Qui si inizia a punzecchiare un po' la torre. Il nostro Kled top, intanto con un cazzo di vita si salva. Il Kled vuole ultare sulla nostra lane, ma non so quanto sia producente, perché l'Ezreal in un secondo sta sotto torre. Aspetta, mo già pushano. Eccolo, 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 eccolo. Dai, questa ce la portiamo a casa. Ignite a cazzo, ma vaffanculo a me. Mi sono pure piato. Che fai, matto? Dai, 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 ho flashato a caso. Che vidaccia. Però, vabbè, dai. Oh, fuck. No, girate, girate, lo ammazziamo. Oh. Zio. Zio, Cristo. Cristo, Dio. Se lì il Kled mi seguiva, Cristo, Dio. Cioè, quella Nivea, Dio, era morta. Era morta. Avevo fatto una combo, gli era rimasta questa vita. Il Kled stava una d'attacco, una spella, l'aveva ammazzata. Quando cazzo odio quando non mi followano, oddio. Followano. Con quali danni me lo sta dicendo, Morgana? Con quali danni me lo sta dicendo Morgana?
C'è la folla. Dai, dai, non molla un cazzo. Non molla un cazzo. Ho sbagliato, porca maledra. Something went fucking wrong. Cristo Dio. Dallora, zio. Fallo. Vabbè, dai, parti dalla passiva, dai, parti dalla passiva. Molla, zio, che cazzo fai? Bella spianata gli ha dato, bella spianatella. E a posto. La stronza di merda che mi togli la pink. Comunque, ragazzi, cioè, o il Gin è un handicappato che non doggia un cazzo e niente, oppure il Morgana è spaventosamente bravo e le pecca tutte. Questione di punti di vista. Qui c'è la ward, la togliamo. Ma che fai, matto? Attaccala, zio, attaccala. Mi salvo. GG. Mamma mia, che azione. Good job, zio, good job. E gli buttiamo giù anche la torretta. Non è vero, Lee Sin? Imbecillotto. Imbecillotto. Volevi? Buonissimo. Questo è stato spaventosamente buono. Ringraziamenti da parte del nostro Gin. Tu basta fa sciocchina. Basta proprio. Ma che culo rotto. Ci arrivo. Oh, Anivia sta sempre botta, rompe i coglioni. Attenzione, lo Shaco 1 contro 2. Andrà. Attenzione. Se li fa. E GG, mate. GG. Dai, io buttiamo giù sta torre, va. Ottimo. Stai molto attento, Ezreal. Molto attento devi stare. C'ho una voglia di divare quel coglione. Oh. Con l'amichetta no, però. La torre, la torre, almeno non ce l'ho più il cazzo, la torre, veloce. Qui. Dai che ce lo portiamo a casa, GG. Questa pure, perché no? Tu che cazzo fai, Lisin, eh? Che cazzo fai, Lisin di merda? E allora? Ma la build di questo Morgana, che si sta facendo vita? Un po' di tutto, già, vita, armor, boots, non iniziati, un macello. Cled a cazzo fiero, ragazzi, lo scontro. Questo ce l'avrebbero. Porca puttana, il flash di merda. Voglio l'assist. Non ce l'assist di un cazzo perché non l'abbiamo ammazzato. E Lee Sin, ragazzi, arriva sempre dopo l'anno del cazzo. Dovremmo pushare mid oppure da qualche altra cazzo di parte. Basta che pushiamo. Guarda qui, ragazzi, guardate qui, ragazzoni. Dai. GG, uno a casa. Dove che cazzo fai? Io ti ammazzo, sono un coglione. Ah, ma il Poppy stava mezzo FK? Cazzo è? Ah no, oppure semplicemente scarso, non stava FK. Ce lo famo sti inhibitor oppure no? Il no cap. Dai, su. No bot, faccio pure quella. Almeno la facciamo finita instant. La butto giù io. Il cazzo butto giù io. Raga, secondo me dovremmo toglierci le palle. Un'opinione così random. A te ti pare di prendermi? Vabbè, dai, due inhibitor e la torre del Nexus. Adesso, naturalmente, visto che loro c'hanno gli inhibitor scoperti e anche quello bot praticamente scoperto, ti facciamo easy il Baron. E tecnicamente, se il nostro team è decente, potremmo vincere. No! Eccomi. Arrivo anch'io! Don't leave me! Qua. Raga, inevitabilmente quando c'hai il coso, il... Quando c'hai il Baron io non muoio manco morto, capito? Stupidella. Don't waste my KDA. KDA. E GG, ragazzi. Bravi tutti, siamo stati fortunati che il nostro team era bello e decente e bravo. Mi sono sparato un bel S 319. Come vi dicevo che prima c'ho il coso masterato. Vedete, c'ho l'ultimo cazzetto qui. Ragazzi, io quindi vi saluto e vi ringrazio moltissimo per la visualizzazione. Fatemi sapere se volete altri episodi di LOL, perché a me, meno male, piacciono, sono divertenti quando ovviamente becchiamo dei team decenti. Ma alla fine riesco pure a divertirmi quando ci sono dei team un po' meno bravi, diciamo, meno bravi.
Quindi noi ci vediamo al prossimo video come sempre. Ciao a tutti.